Buongiorno e ben ritrovati di nuovo in diretta con un nuovo appuntamento con l'informazione di Udinews TV. Leggiamo le notizie in apertura. Sono passati 3 anni dal tragico incidente di Freginals in Spagna, nella quale persero la vita Elisa Valent, 25enne di Venzone, e altre 12 studentesse Erasmus. Era il 20 marzo 2016, quando il bus sul quale stavano viaggiando si scontrò frontalmente con un'auto, un sinistro fatale per il quale non c'è ancora un colpevole. Oggi per la famiglia di Elisa è il giorno del dolore e della rabbia. Questo è il messaggio della mamma Anna che abbiamo ascoltato prima della sua partenza per Padova, dove questo pomeriggio ci sarà una cerimonia in ricordo della figlia all'Università Patavina in cui la giovane studiava. Vediamo. Oggi sono 3 anni che Elisa non è più con noi. Il dolore e la mancanza sono indescrivibili. Però oggi è anche la giornata di rabbia, perché a 3 anni tutto procede con lentezza, con una lentezza esasperante. Dopo 3 anni non abbiamo ancora un responsabile e non abbiamo ancora un processo. E queste ragazze non hanno ancora avuto giustizia. Voi, assieme anche agli altri familiari delle ragazze che hanno perso la vita, vi siete sempre tenuti in contatto, avete fatto pressione sulle istituzioni. Che cosa c'è ancora che ostacola la ricerca di questa verità? Ma guardi, siamo ancora tutti in alto mare, abbiamo fatto 2 ricorsi e ancora non abbiamo avuto risposte. Veramente la giustizia spagnola è di una lentezza esasperante, veramente. C'è stata anche una mozione nei giorni scorsi da parte del Consiglio regionale in maniera unitaria. Che cosa vi aspettate? Che il governo ritorni a fare pressione proprio nei confronti della Spagna? Certo, infatti c'è stata la mozione da Mauro Bordin e sostenuto da tutta la giunta per sollecitare il governo spagnolo a garantire il corretto svolgimento di questo iter giudiziario. In questi 3 anni sono state tantissime le iniziative per ricordare, per mantenere viva la memoria, di Elisa. Che cosa vi ha fatto più piacere e che cosa avete magari in mente anche per continuare a ricordarla? Ci sono state veramente tantissime manifestazioni di affetto. Oggi pomeriggio saremo a Padova, all'Università di Padova, dove Elisa ha studiato, e ci sarà la cerimonia di consegna di 3 borse di studio e poi ci sarà un ricordo di Elisa vicino all'albero che è stato a lei dedicato. Continuiamo con la cronaca. Questa mattina controlli straordinari al campo nomadi di via Monte Seibusi. Le operazioni della squadra mobile sono cominciate intorno alle ore 7, quando una decina di volanti con circa 20 agenti, alcuni in borghese, si sono recate sul posto bloccando gli accessi alla zona. Gli agenti hanno poi provveduto a fare le opportune verifiche all'interno del campo, controllando una ad una le roulotte e i prefabbricati nella zona che ospita circa una cinquantina di persone. Al momento i controlli hanno dato esito negativo. L'operazione rientra nei periodici dispositivi di monitoraggio del territorio. L'amministrazione comunale aveva annunciato da tempo, subito dopo il suo insediamento, l'intenzione di smantellare il campo entro la fine del mandato. E poi daremo maggiori ragguagli sull'operazione anche all'interno dei nostri prossimi telegiornali. Adesso le tante operazioni dei carabinieri, intanto un investimento nella prima serata di ieri a San Giorgio di Nogaro, all'altezza dell'abitato di Zuccola. Un uomo di 53 anni è stato travolto da un mezzo in transito, per lui si è temuto il peggio, ma per fortuna le ferite non sono state letali. L'uomo ha riportato un forte trauma cranico, è arrivata l'ambulanza, l'ha trasportato all'ospedale di Udine per i rilievi, i carabinieri della stazione di San Giorgio. A Cividale, scusate, dopo il furto all'ospedale di Cividale di 3 sonde ecografiche per un danno di 9.000 euro, i ladri hanno colpito anche nell'ospedale San Polo di Monfalcone, dove sono riusciti a penetrare in un ambulatorio e a rubare anche in questo caso una sonda ecografica. Il danno è di circa 5.000 euro. Furto di gasolio invece in un'azienda agricola del Cividalese, dove i malviventi hanno rubato circa 200 litri di combustibili. A dare l'allarme è stato il proprietario della tenuta che ha chiamato i carabinieri che hanno eseguito un primo
primo sopralluogo. Invece i carabinieri della compagnia di Udine, in particolare della stazione di Tricesimo, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di allontanamento della casa familiare nei confronti di un cittadino croato residente nella provincia udinese. L'uomo si sarebbe reso responsabile di ripetute aggressioni fisiche nei confronti della coniuge, l'ultima risalente a pochi giorni prima, ove la vittima è stata ricoverata all'ospedale di Udine con una prognosi di 10 giorni. E sempre i carabinieri a Rivignano hanno denunciato in stato di libertà per l'ipotesi di reato di tentato furto aggravato un 26enne del posto, il quale avrebbe tentato di asportare una banconota da 100 euro che una signora aveva appena prelevato da uno sportello bancomat. Ed ora invece una notizia che riguarda un salvataggio del 118 e anche con i carabinieri. C'è stata una segnalazione di un passante che era stato avvicinato da un uomo ieri sera a Udine. L'uomo in questione aveva riferito di volersi togliere la vita. Sono intervenuti i carabinieri e anche il 118. L'uomo era in evidente stato confusionale, è stato calmato e poi portato dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Udine, quindi salvato dal pronto intervento. Disagi invece nella serata di ieri in città per molti automobilisti che sono rimasti incolonnati all'altezza del passaggio a livello di via del Bon e di via Cividale, con una attesa di oltre 40 minuti. Gli autobus hanno fatto marcia indietro e cambiato itinerario. All'origine del problema pare un guasto alle sbarre. E adesso andiamo a Palmanova, sono oltre 50.000 metri quadri in pieno centro storico, quelli occupati dall'ex caserma Ederle, che adesso potrebbe vedere delle trasformazioni e in particolare accogliere la nuova stazione delle Corriere. Sentiamo in questo senso Angela Caino, che è in collegamento dalla città stellata insieme al sindaco Francesco Martinez. Ben ritrovata Angela. Sì, buongiorno Valentina, siamo a Palmanova nella sede dell'ex caserma Ederle assieme al sindaco Francesco Martinez per parlare dei lavori che riguarderanno quest'area, sindaco. Sarà realizzata qua la nuova stazione delle Corriere, ma la cosa forse più interessante è che questo consentirà anche la riapertura del terzo anello di Palmanova. Ci racconti un po' innanzitutto le tempistiche dei lavori e come cambierà quest'area vastissima. Allora, questa è un'area questa è l'ex caserma Ederle, che è un'area di 55.000 metri quadrati, quindi che dal 2009 è di proprietà del comune, che però chiaramente fino adesso aveva trovato solo utilizzo come parcheggio e sicuramente ha avuto una grande utilità. Adesso questo è il primo progetto importante che permette, spendendoci circa 1.300.000 euro, permette di creare qua, proprio in pieno centro, perché siamo dietro il Duomo, la stazione delle Corriere, stazione TPL, ed è un polo intermodale per lo scambio per le bici, bici bus, e insediare questo nuovo dico struttura. E la cosa direi più importante, che la gente aspetta ormai da quando è stata creata questa caserma, che si è insinuata in quello che è la struttura urbanistica di Palmanova, chiudendo il secondo e terzo anello della viabilità cittadina, e la riapertura del terzo anello. Quindi chi arriva da Porta Cividale può girare esternamente per tutto il percorso senza inserirsi dentro Borgo Udine, dentro chiaramente le contrade che sicuramente verranno alleggerite dal traffico. Quindi questa direi che è la cosa importante. La tempistica, siamo a livello progetto esecutivo, lo approveremo a breve, quindi partirà già la gara per l'appalto. Io mi auguro che nella seconda metà dell'anno partiremo con i lavori per vedere realizzato, riaperto il terzo anello all'inizio del 2020. Ecco, vediamo attorno a noi tanti edifici che sono in stato di abbandono. Verranno ristrutturati questi edifici oppure sarà solo una riapertura della strada? Come cambierà? Questi edifici rimarranno così come sono, perché effettivamente già la demolizione e lo smaltimento, se vedete poi, costerebbe moltissimo. Quindi fin quando non si ha idea
di cosa fare di quest'area, sicuramente gli edifici rimarranno così, anche perché su alcuni di loro ci sono dei vincoli della soprintendenza. Noi andremo ad attrezzare tutta quest'area, quindi va fatta una strada, tutte le fognature dove interverrà il CAFC, verrà delimitata e quindi verrà anche dal punto di vista pedonale messa in sicurezza, ma certamente tutto il resto, quella parte che vedete dietro Duomo, nel frattempo rimarrà così. Interverremo invece su quegli edifici che sono sotto l'acquedotto che vedete dietro, su quelli interverremo con un altro progetto finanziato dal MIBAC. Ecco, un flash allora veloce sindaco anche su questo progetto che porterà alla riapertura della torre dell'acquedotto per guardare Palmanova anche dall'alto. Ci dica anche qua velocemente i fondi e cosa verrà realizzato. Allora, il problema di Palmanova è tutto quello di vedere dall'alto. Chiaramente per vedere Palmanova la stella intera serve andare a 150 metri, 200 metri. Sicuramente andando sull'acquedotto si arriva a 60 metri, già si ha un'idea della forma geometrica perfetta di Palmanova. Quella è inserita in un progetto, in più progetti, che valgono in tutto 3 milioni di euro, sono fondi del MIBAC, abbiamo recentemente, saremo noi a fare la progettazione, a gestire tutti i lavori e io mi auguro, ripartiremo con le progettazioni, mi auguro che nel prossimo anno, quello sarà il primo intervento, perché da lì partirà un percorso turistico che interesserà la Filzi, la caserma Filzi che stiamo, su cui stiamo intervenendo, interesserà la sortita e poi le gallerie del fossato. Quindi da quella torre vedremo Palmanova, la piazza, ma vedremo anche i bastioni. Quindi quello è il primo punto di partenza per un percorso di visita che io mi auguro che nell'arco di 2 anni sarà realizzato. Grazie sindaco. Valentina, a voi la linea. Grazie Angela, rimaniamo in zona perché a breve, nei prossimi giorni, il prossimo fine settimana ci saranno delle iniziative organizzate dal FAI per le giornate di primavera e l'apertura straordinaria di alcuni gioielli del nostro territorio riguarda anche Palmanova e dintorni. Scopriamo allora dove. A proposito di posti sconosciuti, per queste giornate FAI di primavera sarà aperta una nuova galleria? Sì, una nuova galleria, la sortita di Baluardo Donato, dove le truppe scendevano proprio dalla fortezza anche con i cavalli per arrivare al fossato senza farsi vedere, e per essere pronti ad un eventuale attacco nemico. Sappiamo che Palmanova era una città molto fortificata dalla Serenissima Repubblica, però non è mai stata una fortificazione dove si è combattuto. Però naturalmente i veneziani erano sempre prontissimi ad ogni eventualità, ad ogni arrivo di un nemico. Era stata fatta contro i turchi, comunque Palmanova è sempre stata veramente una fortezza inespugnabile, però dobbiamo anche dire che Palmanova non si è mai combattuto. Quest'anno apriremo questa galleria che è stata proprio riportata ai tempi della Serenissima, quindi con le volte costruite dai veneziani. È molto interessante perché le mura di Palmanova ci riservano sempre delle sorprese e noi come FAI, visto che Palmanova è città UNESCO, siamo sempre pronti a dare una mano perché venga a conoscenza del pubblico queste cose nuove che possono vedere sulle mura di Palmanova. Coldiretti e Terra Nostra hanno lanciato il secondo corso regionale per AgriChef. 14 cuochi agricoltori che hanno partecipato all'iniziativa che si conclude oggi a Bagnari Arsa. Ci ha spiegato bene l'iniziativa Vanessa Orlando, la responsabile regionale di Campagna Amica. Oggi siamo alla finale del secondo corso AgriChef Friuli Venezia Giulia, il primo si è tenuto l'anno scorso e oggi è la giornata conclusiva del secondo, dove sforneremo altri AgriChef, cuochi contadini pronti per raccontare, spadellare, preparare la cucina della tradizione, dando valore alla materia prima, ai prodotti locali e raccontandosi proprio ai loro clienti. Quanti sono questi AgriChef? Sono 14 quelli di quest'anno, più i 17 dell'anno scorso, più l'AgriChef nazionale, quindi un bel gruppetto di cuochi contadini che poi sul territorio raccontano la ruralità, la tradizione e l'innovazione in agricoltura e nelle ricette che loro propongono poi nei loro ristoranti.
Cuochi contadini, hai detto bene, quindi non sono chef di professione. Questi corsi sono importanti proprio per dare delle nozioni fondamentali per valorizzare anche le materie prime che vengono prodotte dalle varie aziende. Eh sì, non parliamo di cuochi che hanno una formazione da cuoco, ma parliamo di imprenditori agricoli che hanno fatto della loro attività un'espansione, quindi hanno aperto attività agrituristica, di ristorazione e ospitalità, e quindi vanno sempre alla ricerca di una crescita professionale anche attraverso questi corsi che noi organizziamo con lezioni tecnico-pratiche, dandogli tutti gli spunti possibili per innovare e per essere, diciamo, al passo con i tempi, quindi anche lezioni con tecnologie nuove, la lezione della Vegan Chef per andare incontro alle esigenze di tutti, e poi chiaramente la massima espansione di quello che è il valore della loro materia prima, quindi la stagionalità, il prodotto locale, il chilometro zero, espresso in piatti anche nuovi e innovativi. Adesso parliamo del caso della nave Mare Ionio che ieri è sbarcata a Lampedusa insieme a 49 migranti, ufficialmente sotto sequestro. Ieri sera il comandante Pietro Marrone è stato convocato d'urgenza dalla Guardia di Finanza, che gli ha notificato il sequestro probatorio della Mare Ionio, mentre oggi è stato chiamato l'equipaggio per gli interrogatori. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Agrigento, che ha aperto un'inchiesta contro ignoti però per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ieri sera abbiamo parlato con l'armatore triestino della nave, che fa parte della ONG Mediterranea Saving Humans, Alessandro Metz, che ci ha parlato di tutta la vicenda, di come è stato scelto di far attraccare la barca nel porto di Lampedusa, di tutti i procedimenti ufficiali che hanno preceduto l'arrivo della nave, e invece di che cosa succederà ora. Sentiamolo. Ma condizioni buone, nel senso che queste persone aspettavano con ansia questo sbarco, quindi il fatto di essere riusciti a sbarcare fa sì che siano molto soddisfatti e anche sollevati dalla situazione. Ovviamente erano molto provati dopo alcuni giorni in mare, con un inizio di disidratazione che abbiamo seguito e curato a bordo, e soprattutto con i segni sul corpo delle violenze, delle torture subite nei centri di detenzione, nei campi di concentramento in Libia. In questo momento le agenzie sostengono che la nave sia sotto sequestro, e così ci può poi fornire la sua versione dei fatti, come si sono svolte le operazioni di soccorso nelle acque libiche? A noi non è stato notificato nessun atto in tal senso. Abbiamo rispettato quelle che sono le normative internazionali, le convenzioni internazionali e le leggi del mare. Abbiamo agito comunicando quanto stavamo facendo, quanto succedeva. Abbiamo rispettato le disposizioni che ci sono state impartite dal Centro di Coordinamento Marittimo di Roma, e abbiamo effettuato un salvataggio di 49 persone che erano in difficoltà su un'imbarcazione, un gommone in avaria nel Mar Mediterraneo, così come prevede la legge. Sia il vice premier Salvini che il vice premier Di Maio sostengono che abbiate agito in maniera scorretta. Addirittura Salvini dice che la vostra organizzazione non governativa fa parte di una organizzazione per il traffico di esseri umani. Cosa risponde a queste accuse di Salvini? Secondo lei perché lo sta dicendo? Vive di questo, dei voti che prende rispetto alla demagogia che usa sempre su queste tematiche? Quindi il perché, io lo so bene perché lui affermi questo e dica questo. Ovviamente dopo ci saranno tutte le normali procedure di controllo e verifica, ci sarà sicuramente un'inchiesta, dimostreremo atti alla mano tutte le comunicazioni fatte, mandate, che sono tutte registrate, tutte le mail ricevute e a cui abbiamo risposto. Quindi tutta la documentazione sarà presentata e a quel punto si andrà a verificare. Tutte le volte che è
stato fatto un salvataggio negli ultimi mesi, si sono aperte delle inchieste che prevedevano il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tutte le inchieste sono andate a finire nel niente, archiviate, perché poi non è mai stato fatto niente di simile. Noi siamo assolutamente soddisfatti e orgogliosi di aver salvato 49 vite. Infine, ci può chiarire qual è il rapporto tra la sua organizzazione non governativa e Luca Casarini? Beh, il rapporto con Casarini è un rapporto di fiducia reciproca che va avanti da 30 anni, di lavoro comune nelle diverse attività sociali, politiche che abbiamo svolto. Ognuno di noi ha la propria storia, il proprio vissuto, che non lo rinnega assolutamente. Ovviamente in questo momento ci facciamo giudicare e valutare sulla base di quello che stiamo facendo. E allora vediamo tutti gli aggiornamenti su questa vicenda e non solo con le news dell'ANSA dall'Italia e dal mondo. Vediamo se riusciamo a perfezionare il servizio. Intanto diamo uno sguardo a quello che sta succedendo in Senato, perché c'è il voto in corso per l'autorizzazione o meno a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Ieri il presidente della Giunta, che tra l'altro vediamo sta parlando in questo momento, Maurizio Gasparri, nella sua relazione ha proposto il no. Matteo Salvini è in aula, con lui anche il ministro delle politiche agricole Centinaio. Il voto è previsto per le 13, sarà palese senza proclamazione immediata del risultato. Mai pensato di intervenire per sequestro di persona, ha detto Salvini, che non è andato a braccio, si è dichiarato emozionato e ha detto che il suo discorso ha preferito scriverlo. Proviamo ad ascoltare un frammento della diretta dal Senato. Grazie. E allora, stavo dicendo, abbiamo fatto anche degli esempi, non c'è una impunibilità assoluta, e l'ho detto prima. Per quanto riguarda poi le questioni altre, appunto, dell'azione di governo, il Presidente del Consiglio ha svolto un intervento. Quindi l'interesse pubblico c'è, la trattativa con Malta, che non concedeva il POS, la trattativa con l'Unione Europea, con le riunioni, gli ordini verbali ai rappresentanti che si sono recati il 24 agosto a Bruxelles. È tutto scritto nella relazione, quindi io prescindo perfino dagli interventi dell'interessato di altri, che pure hanno prodotto documenti che ci siamo letti, ma abbiamo letto gli atti del Senato in primo luogo, che ci hanno dato una traccia. Il Presidente del Consiglio anche prima e dopo era intervenuto sulle linee di politica dell'immigrazione del governo, e quindi l'interesse pubblico, come scrivono le relazioni, è anche stato rappresentato dal tentativo di dare una regolamentazione più rigorosa e corretta della gestione dei flussi migratori. È un interesse pubblico. Questo allora Gasparri, che ribadisce l'interesse pubblico dell'agire di Matteo Salvini. Non ci dovrebbero essere comunque sorprese sull'esito del voto. La maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, è compatta, a parte qualche dissidente pentastellato che ha dichiarato di votare per il sì, ma appunto il voto, che si terrà alle 13, non dovrebbe riservare sorprese. Allora vediamo tutti gli aggiornamenti con ANSA News. Durante la notte la Guardia di Finanza ha notificato al comandante della Mare Ionio il sequestro probatorio della nave disposto dalla Procura di Agrigento, che indaga per favoreggiamento all'immigrazione clandestina in merito allo sbarco dei 49 immigrati. I migranti hanno passato la prima notte a Lampedusa, dove hanno raccontato anche di essere stati rispediti per 5 volte in Libia nei precedenti tentativi di attraversare il canale di Sicilia. È stato arrestato dai carabinieri per corruzione nell'ambito dell'inchiesta della Procura sul nuovo stadio della Roma il presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. L'esponente del Movimento 5 Stelle è stato raggiunto da un provvedimento cautelare in carcere. Eseguiti anche altri 3 arresti. I reati ipotizzati, a seconda delle posizioni, sono di corruzione e traffico di influenze illecite. L'indagine riguarda, oltre alle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della Roma, anche la costruzione di un albergo presso la ex stazione ferroviaria di Roma Trastevere e la riqualificazione dell'area degli ex mercati generali di Roma Ostiense.
L'indagine ha fatto luce su una serie di operazioni corruttive realizzate da imprenditori attraverso l'intermediazione di un avvocato e di un uomo d'affari che fungono da raccordo con De Vito al fine di ottenere provvedimenti favorevoli alla realizzazione di importanti progetti immobiliari. Si sono svolti i primi funerali di 5 delle 50 vittime della strage di Christchurch. Intanto la polizia ha reso noti i nomi di 5 persone rimaste uccise nel massacro, tra loro anche un bambino di 3 anni. Resterà in carcere infine l'uomo che ha condiviso il video dell'attentatore. Il 44enne rischia fino a 28 anni di prigione. Un altro aggiornamento di cronaca che arriva da Milano riguarda il femminicidio che si è verificato ieri pomeriggio. Una donna è morta, uccisa a 53 anni, oggi è stato fermato il suo compagno di 48. Adesso andiamo in esterna, andiamo a Palazzo d'Aronco in Comune Udine, dove si parla di Italia, dove si parla di azzurro. C'è per noi Jacopo Romeo, ben ritrovato Jacopo. Ciao Valentina, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Come potete vedere è ancora in corso di svolgimento la conferenza stampa introduttiva, insomma di presentazione di quello che sarà il grande evento che sabato prossimo, il 23, si terrà la Dacia Arena, ossia la prima gara di qualificazione Euro 2020 che la nazionale italiana disputerà proprio nel nostro stadio, nello stadio dell'Udinese contro la Finlandia. Un momento importante non solo per Udinese ma per tutta la città di Udine, perché non è un caso che la federazione abbia fatto di Udine nuovamente città azzurra anche in vista di quello che succederà sempre alla Dacia Arena quest'estate, perché il nostro impianto ospiterà anche la finale europea Under 21 ed è proprio di questo che si sta discutendo in questo momento con il sindaco Fontanini, con Bruno Pizzul, con l'assessore allo sport Pizzoccare, con quello grandi eventi Franz, una sorta di prova generale, dicevamo, perché Udine ha già altre volte, questa è la terza da quando è stata costruita la Dacia Arena, ospita la nazionale italiana e quindi anche attraverso la memoria storica, diciamo così, di Bruno Pizzul, che la nazionale l'ha commentata e seguita per tanti anni, si sta un po' ripercorrendo anche nel corso di questa conferenza stampa quella che è stata la storia degli azzurri qui a Udine. E oltretutto ovviamente non si poteva non insistere sul fatto che Kevin Lasagna, già protagonista con l'Udinese soprattutto nelle ultime gare con 2 gol contro Juventus e Napoli, sì, tutti auspicano che possa esserlo anche con la maglia della nazionale nello stadio che solitamente lo ospita per le gare di campionato. Ovviamente l'auspicio comune è quello, poi in questo momento si sta anche andando a cascata su quelle che sono le tematiche più strettamente di campo inerenti alla nazionale di Roberto Mancini. Bruno Pizzul sta parlando per l'appunto del nuovo corso tecnico avviato dal commissario tecnico. Queste un po' tutte le tematiche che sono state toccate sino a questo momento. Noi torneremo live qui dalle ore 12. Nel frattempo vi proporremo poi anche i contributi delle personalità che sono intervenute e che stanno intervenendo in questa conferenza stampa. A te. Grazie Jacopo, ci vediamo allora più tardi. Adesso noi ci fermiamo, diamo spazio alle previsioni del tempo. L'informazione ritorna in diretta alle ore 12 e più tardi. Buongiorno, ben ritrovati. Come vediamo insomma un'ottima giornata quella che si apre oggi, che si è già aperta, insomma, visto che il sole sorge presto. Abbiamo bel tempo su tutta la regione, c'è lo sereno, c'è ancora bora sulla costa, anche sostenuta. A Trieste le raffiche nella notte ancora intorno ai 70 km orari, niente vento invece su gran parte della pianura, invece di nuovo nuovamente sulla bassa pianura. Per quanto riguarda le temperature minime, questa notte valori tutto sommato abbastanza bassi, siamo andati intorno ai 0, anche meno 1 fra Udine e Cividale, valori più alti invece sulla costa intorno ai 8 gradi, freddo in montagna. E meno 1, meno 2 a Fondovalle, in Carni a bassa quota, ma valori intorno ai meno 8, meno 10 su tutte le località più in quota e addirittura meno 12 sul Monte Canin. Per quanto riguarda la giornata di oggi, temperature non saliranno ancora molto, intorno ai 12-13 gradi i valori massimi. Domani resta bel tempo, con cielo sereno, qualche velatura, ancora bora a Trieste, sulla costa al mattino. Il tempo resta bello per il resto della settimana, con in più insomma il fatto che le temperature andranno crescendo, quindi avremo un fine settimana di bel tempo, sole e temperature miti, perché è previsto un aumento delle temperature massime che tra sabato e domenica probabilmente anche supereranno i 20 gradi, quindi insomma primavera a tutto spiano.